Quindi forse anche coi vostri genitori siete rimasti un po' stupiti a leggere questa pagina della Genesi, perché se avete sentito bene quello che vi hanno letto i vostri genitori, qui si parla di Abramo che va a combattere contro dei re, che erano dei re di città, ragazzi, non di regni grandi, erano le città-stato famose che in una certa parte della storia abbiamo avuto anche noi in Italia. Che cosa è successo, bambini? È successo che alcuni capi di queste città avevano fatto prigioniero Lot e gli avevano portato via tutti i suoi beni. E allora che cosa fa Abramo? Abramo decide di prendere gli uomini della sua tribù e di andare a liberare suo zio. Allora capite bene, bambini, Abramo non ha voluto fare guerra contro nessuno, non era un violento Abramo, anzi, era un uomo di preghiera, era un uomo di pace, era un uomo di fede. Però ha capito che c'era un'ingiustizia grande. E ha capito che non poteva stare lì con le mani in mano a guardare l'ingiustizia che veniva fatta contro suo zio. Ecco, Abramo ci insegna questo, bambini, a metterci in mezzo, a fare il primo passo dove ci sono questioni di ingiustizia. Io penso che anche voi bambini ne trovate a scuola. Qualche volta qualche compagno viene scherzato ingiustamente, qualche volta c'è qualche prepotente che magari porta via la merenda a qualche compagno che è un po' più debole. Ecco ragazzi, in questi casi non bisogna stare zitti, coi bei modi, con le buone maniere, magari facendosi aiutare dagli adulti, però bisogna intervenire, bambini, perché noi cristiani dobbiamo imparare a non sopportare mai le ingiustizie. E questa cosa dovremmo farla anche noi adulti, perché forse potremmo fare molto di più di quello che facciamo, ed è nostro compito intervenire nel mondo, perché tutte le ingiustizie passano a essere cancellate. Allora il Padre nostro, l'Ave Maria e il Gloria di oggi, diciamolo proprio per questo scopo. Ciao a tutti, buona giornata.